Ciao a tutte, oggi voglio farvi vedere come pulisco i miei pennelli, come li lavo in modo approfondito, con una tecnica leggermente diversa dal solito, diversa da quelle che solitamente si possono vedere anche su YouTube, semplicemente per due motivi. Innanzitutto, in questo modo cerco di sprecare la minor quantità di acqua possibile. Spesso vedo video su YouTube in cui le persone stanno davvero le ore con l'acqua aperta a sciacquare i pennelli ed è un po' un peccato, è uno spreco che è ingiustificato. Dall'altro lato, la tecnica che utilizzo è simpatica perché vi consente in effetti di pulire i pennelli in tranquillità, stando comodamente sedute, casomai guardando tranquillamente la TV, quindi non dovrete stare necessariamente in piedi davanti al lavello a pulire i pennelli. Allora, vi faccio vedere cosa vi occorre. Innanzitutto, inutile dirlo, qui ho tutti i miei pennelli sporchi, ce ne sono veramente tanti. Ecco qui, e sono sporchi un po' di ogni cosa, dagli ombretti al fondotinta, al correttore, cipria, rossetto e così via. Poi davanti a me vedete dei recipienti. Innanzitutto ho un piatto di plastica, un cucchiaio, dopodiché ho due contenitori pieni d'acqua più o meno di metà. Abbiamo un recipiente più piccolo con acqua fredda o tiepida, come preferite, un recipiente piccolo vuoto ed un recipiente più grande con acqua calda. Anche questo qui è riempito veramente poco più del fondo praticamente. Ho poi il mio contenitore con i brush guard. Questi sono i famosi brush guard. Spesso mi chiedete informazioni quando li vedete, ad esempio, posizionati sui pennelli. Cosa sono? Sono delle retine di plastica davvero molto utili e relativamente economiche che vi consentono di mantenere in forma i vostri pennelli. Quindi si applicano sui pennelli puliti, dopo ve li farò vedere, così da far recuperare le setole la forma originaria. Inoltre, essendo composti come una rete, lasciano passare tranquillamente l'aria, quindi i pennelli si asciugheranno comunque rapidamente. Inoltre vi occorrerà un sapone, un detergente che io inserirò all'interno di questa ciotolina vuota. È da un po' di tempo a questa parte, sono circa 2 mesi e mezzo, 3 mesi, che sto utilizzando questo sapone che onestamente non avevo mai visto né sentito prima ed è un sapone americano. Ora, perché è nata l'idea di utilizzare questo sapone? In effetti me lo ha suggerito una ragazza qui su YouTube, una ragazza di Roma che in effetti vende questo sapone ed è un sapone appunto americano che viene utilizzato soprattutto come sgrassante, ad esempio all'interno delle officine per pulire le mani. Quindi è un sapone comunque pensato proprio per l'utilizzo sulla pelle. Inoltre è fortemente sgrassante, produce praticamente zero schiuma, volendolo si può utilizzare anche a secco sulla pelle, però per i pennelli ovviamente si parla di risciacquo. Inoltre è praticamente inodore, è ipoallergenico e mi ci sto trovando veramente bene. Sui pennelli risulta, come vi dicevo, inodore, provandolo ad annusare dalla confezione si percepisce un leggerissimo profumo di cloro, ma è davvero leggerissimo. Ha questa consistenza gelatinosa, cremosa. Il prodotto va mescolato prima di essere utilizzato e mi piace proprio perché è inodore, non produce schiuma ed è veramente molto molto sgrassante. Inoltre il prodotto è anche abbastanza economico perché questa confezione gigantesca costerebbe intorno ai 5 euro e come potete vedere io lo sto utilizzando ogni settimana, una volta a settimana, da, vi ripeto, quasi 3 mesi o anche poco più. Onestamente non ho tenuto bene il conto e ce n'è ancora tanto perché sostanzialmente non ne occorre tantissimo, circa un cucchiaio. Mi ci sto trovando bene, ho aspettato per farvelo vedere perché volevo essere sicura che non procurasse problemi sui pennelli, quindi che non ci fossero problemi legati ad esempio a scolorimento delle setole, eccetera. Però
si è comportato bene, adesso lo vedrete anche in azione. Se non avete questo sapone, ovviamente non c'è problema, l'importante è utilizzare un sapone sgrassante ed utilizzare un sapone che non produca tantissima schiuma. Se poi è antibatterico, ancor meglio. Un sapone perfetto per questo scopo potrebbe ad esempio essere un sapone per i piatti, però di quelli delicati che servono per non irritare le mani. In commercio ce ne sono tanti e ci sono ad esempio anche quelli all'aloe, quelli comunque più delicati sulla pelle, e vanno altrettanto bene perché io in passato li ho utilizzati e non ho mai avuto problemi. Quindi prendo una cucchiaiata di sapone e lo verso qui all'interno del recipiente piccolo. Dopodiché cosa faccio? Prendo un pennello, intingo le setole nel primo recipiente, lascio cadere l'eccesso e lo intingo nel sapone. Dopodiché sul piatto vado a passarlo in questo modo per appunto pulirlo. Dopo che avrà rilasciato lo sporco, andrò a fare un primo risciacquo all'interno del recipiente con acqua calda e lo appoggerò su questo piatto di plastica pulito in attesa del risciacquo finale. Allora, questo è il risultato sul primo pennello. Era sporco di fondotinta liquido, quindi per essere sicura di sgrassarlo perfettamente faccio una seconda passata. Vedete? Lo bagno nel sapone e di nuovo lo passo nel piatto. E lo risciacquo. Ok, adesso risulta perfettamente pulito, lo appoggio nell'altro piatto di plastica e passo al secondo pennello. Solitamente faccio prima tutti i pennelli viso, dopodiché cambio l'acqua e passo a fare i pennelli occhi, che essendo più piccoli riesco a fare anche ad esempio a coppia. Cambio l'acqua, sciacquo il piatto e passo ai pennelli per gli occhi. Ok, l'acqua è stata cambiata, aggiungo un altro po' di sapone. Passo ai pennelli per occhi. Essendo più piccoli, provo a farne, diciamo, più contemporaneamente. Questo ad esempio è abbastanza sporco, aggiungo un altro po' di sapone, vedete? E rilascerà tutto lo sporco nel piatto. Un paio di consigli per applicare questo metodo e far sì che il risultato sia davvero buono è utilizzare un piatto di plastica con il fondo ruvido, vedete questo qui? Al fondino ruvido, perché il fatto che sia ruvido vi aiuta a rimuovere lo sporco dai pennelli. Un'altra cosa, ovviamente, tutti i recipienti, compreso il piatto di plastica che sto utilizzando, sono tranquillamente riutilizzabili, basta sciacquarli con un po' di sapone, un po' d'acqua e potrete riutilizzarli tutte le volte che vorrete. Questo, vedete, si è pulito benissimo. È tornato veramente bianchissimo. Inoltre, l'importante è che nel recipiente finale, quello dove andate a risciacquare i pennelli per la prima volta, ci sia acqua calda, perché innanzitutto vi aiuterà a rimuovere per bene lo sporco dai pennelli, perché l'acqua calda è sgrassante
ed in secondo luogo l'acqua calda aiuterà a sciogliere il sapone residuo sulle setole, quindi eviterete in questo modo che ci sia ancora sapone intrappolato tra le setole dei pennelli. Con un po' di acqua tiepida risciacquo i pennelli e li appoggio sul lato del lavello. I nostri pennelli sono puliti e risciacquati, ma sono ancora bagnati. Quindi, step finale, vado ad asciugarli con un piccolo asciugamanino. Questi sono degli asciugamanini che ho proprio per i pennelli. Li vado ad asciugare e vado ad asciugare per bene anche il manico, che sicuramente durante la fase di risciacquo si sarà bagnato, il che non mi dispiace perché comunque è importante lavare anche i manici dei pennelli. L'importante è che dopo li andiamo ad asciugare per bene per evitare che possano staccarsi qui nella giuntura tra l'alluminio e il manico vero e proprio. Questo ad esempio era il pennello sporco di fondotinta liquido, che è appunto uscito pulitissimo. Ok, ultimo step, quello dell'applicazione del brush guard. Siccome il goop non è propriamente, ovvero il sapone che ho utilizzato, non è propriamente un sapone anche antibatterico, utilizzo un antibatterico a parte. Quello che vedete in video non è il brush cleaner della Elf, ma è lo Sterilium ed è un antibatterico e un disinfettante veramente molto efficace, infatti viene utilizzato anche in ambito ospedaliero, nelle sale operatorie eccetera, quindi è un prodotto che acquisto solitamente online e lo utilizzo veramente spessissimo anche proprio come disinfettante per le mani fuori casa e lo utilizzo anche per la pulizia quotidiana dei pennelli, così sono sicura che i pennelli sono sgrassati perché è anche sgrassante e soprattutto sono disinfettati. Quindi non faccio altro che passarlo un po' sulle setole in questo modo, dopodiché applico il brush guard. In questo caso utilizzo un brush guard grande, vedete, di dimensione grande, lo applico sul pennello in questo modo e lascio il pennello su un piano e faccio questo per tutti i pennelli. Per i pennelli occhi, come ad esempio questi, faccio la stessa cosa. Rimuovo l'eccesso sul telo e inserisco dei brush guard più piccoli che sono specifici per i pennelli occhi, come questi. Vedete? Sono molto più piccoli di un brush guard di questo tipo che invece abbiamo utilizzato per il pennello da cipria. Lo faccio passare dall'estremità inferiore del pennello fino a raggiungere le setole e lo lascio appunto asciugare in questo modo. È passata un'oretta circa e i pennelli sono già a buon punto, d'altra parte con il caldo che fa vorrei vedere, quindi li ho sistemati già all'interno del portapennelli e li lascerò così comunque tutta la notte in modo tale che domani mattina sono sicura che saranno perfettamente asciutti. Leverò i brush guards, li metterò all'interno del mio recipiente e i pennelli saranno pronti per essere utilizzati. Dopo averli utilizzati comunque li pulirò sempre con lo Sterilium utilizzando un asciugamanino come questi qui, ne spruzzerò un po' sulle setole, direttamente sulle setole, e provvederò a pulire il pennello strofinandolo sull'asciugamano in questo modo. Se il pennello lo richiede, come ad esempio nel caso di questi pennelli da occhi di questo tipo, utilizzerò nuovamente il brush guard e lo lascerò asciugare in questo modo, altrimenti nel caso di pennelli normali come i pennelli piatti da ombretto li lascerò
senza brush guard. Ovviamente i pennelli puliti con lo Sterilium si asciugheranno molto più rapidamente rispetto ai pennelli lavati con questo ciclo completo, diciamo così, di lavaggio settimanale. Io spero che questo video possa esservi stato utile in qualche modo, se non altro, come avrete potuto vedere, si tratta di un metodo che vi consente anche tranquillamente di mettervi in salotto, ad esempio a guardare la TV, a guardare un film, non richiede la vostra presenza vicino al lavello, ed in questo modo abbiamo risparmiato, credo quasi sicuramente, un bel po' d'acqua. Quindi spero di esservi stata utile, vi saluto e al prossimo video, ciao!